Adesso andiamo a Sanremo con Umberto Rabozzetta. Buongiorno Umberto. Buongiorno Francesca. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io sono, devo essere sincero, posso essere sincero, mi sono svegliato da poco e quindi credo che si fa tardi qui la notte. Immagino che in questi giorni a Sanremo praticamente non si dorme mai. Sì, si riesce a dormire poco perché finisce una cosa, poi adesso è 3:30-4 inizia Fiorello e quindi di conseguenza la città è sveglia continuamente 24 ore su 24, ormai da qualche giorno, però diciamo che l'attesa ormai è quasi agli sgoccioli perché chiaramente questa mattina presto ovviamente Fiorello ha iniziato il suo programma, quindi di conseguenza attorno al Teatro Ariston, dove c'era il Glass di Fiorello, c'era veramente tantissima gente, erano le 4:20 di questa mattina, sembrava fossero le 11 di mattina, insomma, dalla calca di persone che erano praticamente assiepate vicino al palco del Glass di Fiorello, insomma, quindi tutto sommato ci sta svegli 24 ore su 24, poi domani parte la manifestazione, quindi di conseguenza poi magari le cose, spero, si possono un po', come dire, equilibrare tra l'altro, tra quello che è il lavoro e anche il riposo, perché deve essere, evidentemente ci deve essere. Comunque è una gente, ieri e oggi anche, ma ieri e oggi praticamente si sono susseguiti una serie di inaugurazioni, di aperture di tutti i vari quartieri, diciamo così, operativi, no? delle varie aziende e dei vari media che sono presenti a Sanremo. Ieri c'è stata l'inaugurazione di Casa Kiss Kiss, l'inaugurazione di Casa Gali, oggi ci sarà quella del diciamo che ormai sono diventate tutte case, no? Come Casa Sanremo, quindi di conseguenza c'è questa volontà, no? Di costruire dei propri quartier generali dove ognuno di questi emittenti o di queste aziende che sono presenti realizzano delle attività, diciamo così, collaterali alla propria azienda, legata prevalentemente al prodotto oppure all'attività di promozione, diciamo così, mediatica. Teoricamente quindi è una città molto viva, ma d'altronde questo c'era da aspettarselo, delle canzoni ancora non se ne parla, e cominceremo praticamente domani, ma è lo show di una città in subbuglio dove già operativamente parlando è diventato difficile anche camminare tutta la zona, diciamo così, centrale, il fulcro centrale delle attività che vanno dal Palafiori, dove c'è Casa Sanremo, fino al Teatro Ariston, passando in mezzo a Piazza Colombo, dove c'è il palco Suzuki, dove ci saranno a partire da domani sera i concerti, iniziando con quello di Lazza, e insomma siamo partiti. Siamo partiti e confermami questa cosa che magari ti dico, o magari no, però di solito quando siamo diciamo il giorno prima di una grande manifestazione, un grande evento, c'è sempre, non lo so, quella una sorta di farfalle nello stomaco, no? Quindi c'è questa grande attesa che poi ci si rilassa, no? Proprio quando inizia la manifestazione, però tutti ora sono in trepidante attesa di quello. Ma allora, per quanto mi riguarda personalmente, io lo sto vivendo con molta tranquillità, faccio il Festival di Sanremo ormai da moltissimo tempo ogni anno, quindi bene o male so quali sono i ritmi e soprattutto come condensarli, perché quest'anno poi dura molto di più perché abbiamo iniziato con l'allestimento, quindi teoricamente sono qui da un po' di tempo e bene o male mi sono adeguato ai ritmi al clima della città, che è meraviglioso, devo essere sincero, perché quando proprio il clima fa un po' freddo, qui ci sono 8-9 gradi, insomma, quindi bene o male, e per questo soprattutto la sera, quindi si sta molto bene considerando che siamo a febbraio. Il clima poi ovviamente dell'attesa è spasmodico per la città, per gli operatori, per tutti quelli che chiaramente, insomma, intravedono nella settimana sanremese un'attività maggiore di business per quanto riguarda le loro aziende. Poi ovviamente delle canzoni in questo momento sono sempre parlato poco perché comincerà domani e quindi bene o male da domani c'è tutta l'attività anche di comunicazione da parte dei media. In queste giornate quello che sono più ricercati sono i famosi pass, e su questo ovviamente credo che chi mi segue sui social può avere in qualche modo
già letto alcune battute a riguardo, cioè nel senso che il pass è l'unico strumento che ti permette di accedere in quei luoghi dove effettivamente molto spesso se non ce l'hai non riesci ad entrare, e questo dappertutto, perché è sia una situazione di salvaguardia anche per il tipo di lavoro che devi fare, ma soprattutto è anche la possibilità di differenziare le persone che lavorano da quelle che sono curiose, e a volte i curiosi sono anche molto fastidiosi per certi aspetti, no? Si va alla ricerca evidentemente del pass, si va alla spasmodica ricerca del selfie, alla ricerca della foto da fare a tutti i costi col personaggio di riferimento, e quello che si nota in una città come questa, notoriamente diciamo così molto tranquilla durante il festival, sono le miriade di giornalisti o di attivisti, di persone che fanno questo tipo di lavoro con microfoni e telecamere o con i telefonini ormai attrezzati per poter fare tutta una serie di attività di promozione o di attività diciamo di riprese, e quindi ti ritrovi praticamente dappertutto persone che cercano di fare delle domande a chiunque, quindi c'è veramente un'atmosfera particolare, pazzesca, che non si vede costantemente, quotidianamente, no? Quindi se tu la vivi in questo modo ed è tutto bello, ovviamente, quindi l'attesa spasmodica è poi, diciamo così, dopo la prima e la seconda, con i giudizi dei giornalisti, con la sala stampa, dove chiaramente si dà una valutazione anche all'esibizione e soprattutto al brano, beh, poi le cose cambiano e si va alla ricerca del personaggio per fare la foto o per fare il selfie, insomma, questo di fatto è quello che accade quotidianamente. Ovviamente immaginiamo, insomma, possiamo solo immaginare che sia così, una grande città davvero alla ricerca, all'inseguimento della foto, del personaggio, magari del proprio cantante preferito, come è giusto che sia poi del resto, insomma, per quella che è la più grande manifestazione d'Italia, io ho sempre chiamato così. Guarda, questa mattina Fiorello Fatto per la, diciamo così, ha iniziato la prima puntata del suo programma che fa, e prima del programma ovviamente c'è una fase in cui va al bar di riferimento, bar dove chiaramente questa mattina è andato, si chiama Bar Festival, dove chiaramente è vicino al teatro, no? Ma la particolarità di questo personaggio, parlo di Fiorello, è che chiunque si avvicini, chiunque in qualche modo gli chiede una foto o comunque una parola eccetera eccetera, lui è sempre disponibile, non sono tutti così, è sempre disponibile a una battuta, a una foto, a una chiacchierata. Dentro questo bar entrato c'erano due musicisti particolarmente simpatici, ma di quelli che chiaramente provano ad avere un po' di visibilità sfruttando ovviamente la notorietà di Fiorello, e lui, senza che non li conosceva ovviamente, li ha trovati e li ha fatti suonare, si è messo a cantare con loro, cioè poi tutto lo documenta ovviamente lui facendo le dirette con il telefonino, e quindi la diretta del pre-inizio del suo programma. E devo dire che una persona così, un artista di questo livello, non lo abbiamo, non sono tutti così, cioè molte persone sono un pochettino più schizzinose, ecco, diciamo così, utilizziamo questo termine, e lui invece riesce immediatamente a catalizzare l'attenzione non solo su se stesso ma sulle persone che si avvicinano, ed è una cosa unica nel suo genere, considerando la notorietà, la capacità e il fascino che un artista come Fiorello genera per chi lo avvicina, per chi lo segue, per chi in qualche modo guarda i suoi programmi. Ecco, non sono tutti così, no, ma quello è un esempio per chi lo segue, è un esempio di come in realtà, perché non è facile, provate a immaginare quanta gente si avvicini e soprattutto quanta gente vorrebbe fare la foto, vorrebbe in qualche modo dire, scambiare due parole in una giornata del genere, mi verrebbe solo per far quello e non farebbe altro, insomma, no? Quindi devo dirti che è molto bello anche questo, ed è affascinante ovviamente, così quanto un po' difficoltoso, perché contemporaneamente non c'è solo il momento del selfie, della fotografia, ma c'è anche il momento delle prove, il momento dell'esibizione, il momento delle attività di promozione in cui si spostano, e
muoversi in questa settimana, credetemi, è veramente molto complicato per la ressa, per comunque una città chiusa, perché ci sono una serie di valichi per poter entrare e, come dicevo prima, se non hai un pass non passi e quindi è veramente molto complicato, insomma. Comunque saremo questo. E l'altra faccia della medaglia di una manifestazione che per chi la guarda, la segue in televisione o sui social, eccetera, ha come punto di riferimento le canzoni, ma tutto quello che c'è è completamente differente e va raccontato, evidentemente, facendo percepire quali sono le emozioni, no, di chi è presente, chi in qualche modo vive questa settimana per lavoro come me, o anche per diletto, perché ci sono persone che si prendono le ferie per venire a Sanremo durante il festival, anche questo c'è. Beh, è il bello, come dicevo, è la più grande manifestazione d'Italia, quindi ognuno, insomma, come può, se riesce a partecipare, riesce anche a partecipare da semplice spettatore, andandosene magari in giro e ascoltando le canzoni. A proposito di canzoni, domani mattina con Miriam riuscirete a fare già un primo, un'anticipazione di quelle che saranno poi le canzoni di domani sera, quindi in attesa, diciamo, della primissima serata che ovviamente guarderemo tutti e saremo tutti concentrati sulla prima serata di Sanremo. Umberto, bene, io ti auguro un buon lavoro, ovviamente una buona giornata, e ti auguro anche, se riesci, un po' di riposo, un po' di relax. Beh, ci provo, ovviamente ci provo, ma ne ho bisogno anche. Buon lavoro, buona ti ringrazio per questo collegamento, ovviamente ricordo l'appuntamento domani. Buona giornata. Ciao, ciao Umberto.